Avemo, buongiorno a tutti, è un piacere per me dire due parole due su diciamo, contributo a questa importante conferenza, importante workshop. Sono molto contento, abbiamo un sacco di giovani che quindi sono interessati, seguono questi temi così affascinanti di astrofisica relativistica e di ricerca in settore spaziale. Il mio contributo vorrebbe semplicemente stimolarvi un'informazione e una curiosità. L'informazione è che da pochissimo tempo, letteralmente da pochi mesi, l'osservazione nello spazio si è arricchita di uno strumento potentissimo che è quello che si chiama il multimessaggero, cioè diversi tipi di particelle che portano un'informazione che può essere riportata a sorgenti comuni. È come se io guardassi un oggetto a vari punti di vista, oppure se lo osservassi nei vari colori. In qualche modo il nostro universo è un universo silenzioso, perché chiaramente è vuoto, soprattutto perché comunica con le frequenze che trasformate in frequenze, diciamo, sonore sarebbero inudibili. Le frequenze della luce sono frequenze altissime. E in qualche modo ci possiamo ricordare di Fermi, appena citato, che uno dei suoi riflessioni, grande paradosso, è quanto è immenso e quanto è silenzioso questo universo. Ma da un punto di vista astrofisico questo universo si è arricchito recentemente di suoni o di, diciamo, di segnali che potrebbero essere corrispondenti a quelli che chiamiamo suoni, perché le onde gravitazionali, quando vengono emesse da buchi neri che si fondono o stelle di neutroni che si incontrano, vengono emesse a frequenze che sono trasformate nelle frequenze del suono udibili, che purtroppo nell'animazione che ho portato non va sul computer, ma si sente questo wash, 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 che sono i segnali trasformati nelle frequenze, diciamo, del suono di un fenomeno cataclismatico enorme, che è la fusione di due stelle a neutroni, di due buchi neri, che emettono questa perturbazione dello spazio-tempo che ha una frequenza tipica degli Hertz, decine di Hertz, centinaia di Hertz, che è insomma vicina a quella che noi possiamo tradurre, trasformare in una sorta di suono che ci proviene da lontano. Ma questa scoperta è importantissima, che ha dato luogo a un premio Nobel recentemente assegnato per la scoperta, 100 anni dopo di Einstein, dell'esistenza delle onde gravitazionali, la scorsa estate ha portato a un'osservazione importantissima, che è l'osservazione di un fenomeno che non solo emette le onde gravitazionali, ma lo fa associato a un'emissione luminosa. Quindi le stelle neutroni, che a differenza dei buchi neri non hanno la densità di materia adeguata a trattenere anche la luce all'interno del buco gravitazionale, del buco gravitazionale, avvicinandosi e fondendosi una con l'altra, generano non solo una grandissima emissione di onde gravitazionali con caratteristiche tipiche aspettate dai modelli studiati della relatività generale, ma generano anche un lampo di luce, fanno un'energetica emissione di luce, di particelle di ogni tipo, ma la luce in particolare arriva fino a noi e ci permette di avere delle scoperte importantissime. Prima, quella che ho citato un poco fa, si capisce molto bene dal tipo di luce e dello spettro che viene emesso che in quella frazione di tempo avvengono reazioni nucleari intensissime in grado di produrre gli elementi più pesanti di quelli che Fermi giustamente calcolò provenienti dal Big Bang e che Gammon calcolò in modo improprio pensando che fossero anch'essi, anche i pesanti provenienti dal Big Bang. E secondo, ha permesso all'osservazione di decine e decine di diversi strumenti, ecco il multimessenger, arrivano le onde gravitazionali a frequenza tipica degli Hertz, delle decine di Hertz, delle centinaia di Hertz, ma contemporaneamente arriva anche una luce strutturata, una luce in multifrequenza che racconta un sacco di cose dello stesso fenomeno e permette di capire molte cose, per esempio la creazione degli elementi più pesanti, ma anche per esempio la vicinanza con cui abbiamo temporale, con cui abbiamo raccolto la luce e l'energia e le onde gravitazionali, la differenza temporale di frazione di secondo su una distanza di miliardi di anni di luce, di camminamento della luce, ha permesso una misura straordinariamente precisa. La velocità delle onde gravitazionali e quella della luce sono uguali per parti per miliardo.
quindi un'altra predizione e verifica sperimentale avvenuta per la prima volta pochi mesi fa. L'inizio dell'astronomia multi-messenger si può estendere anche ad altri messaggeri. Altri messaggeri che abbiamo nel cosmo sono particelle stabili, quindi i raggi cosmici, o i neutrini, che sono anch'essi stabili, ma i neutrini molto difficili ancora vedere nello spazio, mentre i raggi cosmici li possiamo osservare. E per darvi un'idea di come questo può essere fatto, un'attività che è in corso ormai da anni sulla Stazione Spaziale Internazionale, un esperimento chiamato Alpha Magnetic Spectrometer, che osserva con grande precisione i raggi cosmici. Un esperimento a cui partecipa anche l'Università di Roma, l'NFN, Perugia, Trento e tante altre università in giro per l'Italia. E questo esperimento ha osservato una cosa molto strana, che abbiamo troppa antimateria nella forma di positroni rispetto alle previsioni. Abbiamo una struttura di eccesso di positroni che si estende fino a 500-600 giga electron volt, energie molto elevate, e non sappiamo ancora bene a cosa dovuto. Potrebbe forse essere un segnale di nuova fisica, potrebbe forse essere un segnale di una materia oscura. La cosa interessante è che recentemente, studiando quindi questo andamento particolare, strano, questa crescita nel rapporto di positroni ad alta energia, è molto curiosa. Per spiegare come il multi-messenger è molto importante, approfondisco questo aspetto di da dove vengono questi positroni. I positroni sono l'antiparticella dell'elettrone, quindi dovrebbero essere abbastanza pochi, rari nel cosmo, qui ce ne sono più del previsto. Da dove vengono positroni di questa energia così elevata? Allora ci sono vari modelli, anche di astrofisica tradizionale, che chiamano in causa la presenza di pulsar che sono in grado di creare coppie più e meno intorno al loro meccanismo, diciamo, del plasma fortemente magnetizzato, e questi positroni riescono a viaggiare fino alla Terra. La cosa interessante è che si è riuscito recentemente a osservare la più vicina di queste pulsar e si è scoperto che la quantità di positroni in grado di raggiungere la Terra emessa dalle pulsar che sono vicine a noi, perché quelle lontane non possono contribuire, osservandole attentamente, osservando lo spettro, è troppo bassa rispetto a quello che serve per spiegare i dati osservati da AMS. Ecco, questo, la prima era un'informazione di multi-messaggio, la seconda è una domanda. Quindi se togliamo le pulsar che sono considerate una potenziale causa di queste particelle, qual è la causa che produce questo eccesso di antimateria di tipo positrone nello spazio? È una grande domanda che richiede una risposta, e gli studi dei multi-messenger, gli studi di astrofisica che mescolano la relatività ristretta con la generale, la luce, le onde radiazionali, la comprensione sempre più approfondita di questi grandi fenomeni cataclismatici che producono particelle di alta energia, ci porterà, io penso, prima o poi la risposta. Secondo una regola molto, molto semplice, che tutte le volte che si guarda attentamente e con precisione in fisica si scopre qualcosa, non lo dico per dire, è proprio così, e quando si scopre qualcosa spesso si fanno dei passi avanti importanti nella comprensione complessiva del nostro universo. E con questo vi ringrazio e vi saluto.